Salve, adesso prima di tutto io sono un idiota, ma dove ho la testa? Non lo so a che cosa penso tutta la giornata. Voglio fare un video e non mi porti il microfono. Ich bin echt ein Idiot, will ein Video machen und nimmt kein Mikrofon mit. Aber è molto importante che io faccia questo video. Das ist sehr wichtig, dass ich dieses Video mache, weil ich habe ja angekündigt, regelmäßig jetzt die nächsten 14 Tage alle 1 bis 2 Tage hochzuladen. Und abwechselnd. Das heißt, questo video è per livello, per italiano, certo, per livello intermedio e fa parte del mio blog giornaliero di livello intermedio avanzato. Ah, jetzt habe ich auch mal blog giornaliero verwendet, weil ich werde immer wieder mal angeschrieben, Tagesblock, ob es da kein italienisches Wort gibt. Certo, okay, c'è anche una parola italiana, Blog giornaliero, würde ich jetzt mal sagen. No, ab und zu ist es so, dass man so auch als, vor allen Dingen, soprattutto da italo-tedesco, als italo-deutscher, ci sono delle parole, certe parole, che sono troppo belle in tedesco, eh? Tipo Anmeldung, eh? Quindi noi in italiano, noi qua italiani in Germania, spesso parliamo della Anmeldung, eh? Hai fatto la Anmeldung? No, ancora la devi, ma la devi fare la Anmeldung, falla, eh? La Anmeldung. È come Tagesblock, a me piace Tagesblock e poi. Okay, also nochmal zum Anfang, das ist jetzt für Mittelstufe, das heißt, ich werde jetzt viel Italienisch sprechen. Und ich hoffe, das geht jetzt auch ohne Mikrofon, sondern nur mit dem internen. Io ci provo. C'è sempre una prima volta, no? Gibt immer ein erstes Mal. Okay, allora, ecco, vedi? E non dimenticare, Michele, guardare nella direzione giusta, sì, ma anche di dare del tu, sì? Ti do del tu e non del voi, Parlerò nella forma del tu, ci sei? Come stai? A posto? A posto, non c'è nessuna forma del tuo, vabbè, ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola. Ok, a parte di essere un idiota ogni tanto, abgesehen davon, dass ich ab und zu ein Idiot bin, il tema di oggi non è per idioti, non è da idioti, ist nicht für und nicht idiotenmäßig. È un tema molto interessante. Queste espressioni, con queste espressioni fisse con una preposizione, tipo avere bisogno di, essere felice di, concentrarsi su, o tipo abituarsi non è una cosa, abituarsi a, ma non vi vorrei. Mica, dare del tu, l'hai appena detto? Ok, non ti vorrei, ok. Non ti vorrei presentare queste espressioni, vorrei esercitare con te. Übrigens, für Anfänger, die das noch nicht wissen oder die neu sind, in diesem Tagesblock-Videos für Italienisch, Tagesblock, für Italienisch Mittelstufe und Fortgeschritten spreche ich überwiegend Italienisch. Nach großen Bitten und Anfragen von vielen Leuten, vabbè, non mi resta altro, bleibt mir nichts anderes übrig. Ok, ho ripreso il filo. Allora, non ti voglio presentare una lista di queste espressioni e studiare a memoria, no? Vorrei presentare alcune di quelle e come si usano nelle frasi, come le devi usare e soprattutto delle frasi secondarie, tipo Nebensätze, o anche nelle domande. Ok, però prima di parlare del tema di questo video, del tema grammaticale, e quindi chi mi conosce già, o chi conosce questo Tagesblock, sa che prima di fare l'esercizio grammaticale, racconto una storia. Ah, io sono stato in vacanza, forse lo sai, cioè io ci lavoro sempre sul mio metodo, su nuovi esercizi,
e ho deciso di questa volta di modificare un po', di cambiare un po'. Ti racconto tre storielle e cerco di raccontarle brevemente. Senza giri di parole, questa è una bella espressione, um den heißen Brei zu herum zu reden, giri di parole o senza mezzi termini. Quindi adesso ti racconto tre storielle, e una di queste storie è vera, è successa veramente. Però quindi le altre due storie non sono vere, sono inventate. E questa è la modifica di oggi, ti racconto tre storie e tu devi indovinare quale storia è quella vera. Ok, prima storia, prima storiella, c'era una volta, questo è un bellissimo inizio per dire es war einmal, es gab einmal, c'era una volta un signore molto illustre, molto diciamo rispettato nel suo luogo, nel suo paese, molto ricco anche, ma anche dall'altra parte molto generoso. E lui abitava, certo, non abitava in una casetta o casa, neanche in una villa, però quasi un castello. Quindi la sua ricchezza gli permetteva di organizzare dei banchetti spettacolari. Perché, come già detto, lui era molto generoso e quindi invitava alla gente del posto, del paese, amici, ma non solo amici e famiglia, anche persone importanti, persone quindi che si sono meritate questo banchetto, nel senso che hanno aiutato sono persone importanti, sì. Quindi una volta al mese organizzava sempre questo banchetto ed essendo molto ricco, quindi aveva anche il suo proprio chef, certo, un cuoco privato. Vabbè, diciamo questo signore era anche molto esigente, chiedeva molto al suo cuoco di darsi da fare, di inventarsi sempre qualcosa di nuovo, non di fare. Diciamo di far entrare troppa monotonia in cucina e di tutto, no? Dal crudo al cotto, pesce, carne, verdura, frutta, dolci, antipasto, primi piatti, eccetera, eccetera. Una volta al mese e quindi la grande finale di ogni banchetto era il dolce. E voi sapete, tu sai, mannaggia la miseria, Michele. Ok, Svanchiana, mannaggia la miseria. Ok, e tu sai che alla fine di un grande cenone ci vuole sempre il dolce che chiude tutto, no? Che senza il dolce manca sempre qualcosina. Ah, anche se non ti piace il dolce, lo puoi dare a tua moglie, a tuo marito, a quello che ti sta accanto. Qualcuno lo gradirà. ok, e certo. Ma ti puoi anche immaginare che loro, cioè, diciamo, gli ospiti di questo signore, dopo una mangiata di, non so, 4, 5, 6, 7 portate, no, tutto abbondante, erano proprio giù, non di morale, ma giù di peso, sai, di fisico, eh? Ogni volta, una volta al mese, la stessa scena, no? E il cuoco ogni tanto, essendo esigente, molto esigente il suo signore, no? Ogni tanto era un po' difficile per lui creare nuovi piatti, anche e soprattutto i dolci, no? E una volta aveva inventato questo dolce con i biscotti che bagnava nel caffè, poi facevo 3-4 strati diversi, uno strato di caffè, questi no, caffè, biscotti bagnati nel caffè, uno strato di mascarpone e sopra un po' di cacao, no? E questo signore aveva un grande hobby, o diciamo, lui non solo voleva che lo chef, il cuoco, cucinasse bene dei piatti spettacolari, fenomenali, deliziosi, anche doveva dare ad ogni piatto doveva dare un nome. Creativo, semplice che sia, però basta che fosse un nome.
E allora c'è quel banchetto che tutti giù, dopo sette mangiate e portate, sette piatti, no? E alla fine, Antonio, così si chiamava il cuoco, no? Antonio, dai, adesso siamo pronti per il dolce, però portaci qualcosa che ci tira su, per favore, perché siamo così giù, Abbiamo bisogno di qualcosa che ci tira su. Hey, das ist ein Nebensatz, das kommt danach in der Grammatikübung, in dem Part, wo ich dann... Hey, non parlare in tedesco. Allora, non mi distrarre, leg mich nicht ab, Michele, voglio sentire la fine di questa storia. Allora, lui porta il dolce, no? E fa, gli fa... Il signore gli fa al cuoco... Andò, allora come si chiama questo dolce? È fenomenale, eh? Ha una bella faccia, il cuoco tutto sorpreso e aveva dimenticato come, quale nome dare a questo dolce, ancora sentiva quella frase del signore, oh, abbiamo bisogno di qualcosa che ci tira su, allora ha detto si chiama tiramisù. Tiramisù. Questa è la prima storia del tiramisù. La seconda storia, c'era una coppia, sempre c'era, eh? C'era una coppia molti anni fa, due secoli fa, quindi classico, la classica situazione che la moglie stava a casa, faceva il bucato, stirava, vabbè 200 anni fa, no, però comunque i bambini eccetera eccetera, i lavori di casa, no? Cucinava anche, certo, e il marito andava a lavorare durante il giorno. E magari sai la tradizione nei vecchi paesi in Italia che i vecchiotti, gli anziani, gli uomini anziani che vanno al bar a giocare a carte, bere una birretta, così, che per stare in compagnia, niente di grave comunque. Allora questo marito ogni sera, perché faceva anche un lavoro duro all'orto, mi sa, comunque lavorava i pomodori e le olive eccetera, e ogni sera prima di andare a casa subito dalla famiglia si permetteva mezz'oretta, un'oretta insieme ai suoi amici a bere una birretta, a giocare a carte, no? E spesso faceva tardi, arrivava in ritardo e la moglie ormai dopo qualche annetto, qualche anno, sì, era un po' diciamo arrabbiata di nero. Però poi è successo quella famosa sera che il signore, il marito, aveva proprio esagerato, perché normalmente doveva arrivare a casa alle 7 e di solito faceva tardi, mezz'oretta, 40 minuti, però quella sera la moglie aspettava, no? E aveva, proprio in quella sera la moglie voleva proprio preparare un banchetto, un cenone, no? E lui non arriva e non viene e passano i minuti, le ore, sono le otto e mezza e lui arriva alle 9:30. A questo punto ti puoi immaginare, no? Col mattarello dietro la porta, no, vedrai. Allora questa moglie arrabbiata, adesso posso dire la parola perché è veramente incazzata di nero, però conoscendo suo marito ho detto devo cambiare strategia. Allora lui suona il campanello o bussa alla porta, 200 anni fa quindi bussa alla porta e le apre la porta e invece di sgridare, di urlare, di strigliare, no? Sfogarsi dalla rabbia, quindi lui era molto impaurito, no? Sapeva che cosa lo aspettasse. No, invece di fare questa scena, apre la porta e fa, amore. E lui un po', che succede? Amore, oh, hai fatto tardi, hai lavorato tanto, mamma mia, poverino. Entra, dai, entra pure. E lui, sì, ok. Ma amore, tesoro, ma sei tutto, ti vedo un po' tutto dimagrito, moscio, no? Vuoi mangiare qualcosa? Avrai fame, no? Dopo tanto lavoro, avrai fame. Hai fame, amore, tesoro mio?
sì. Ma solo qualcosa di semplice, non devi. No, io ho detto perché ti ho aspettato, ho detto preparo qualcosa di semplice perché tu, cioè, io ormai ti conosco, e tu fai ogni tanto fai tardi e io ho preparato qualcosa di semplice. E che cosa? Un penne al pomodoro. Pomodori freschi. E lui fantastico, no? E allora va in cucina, porta il piatto, no? Esce tutto dalla cucina, esce tutto il profumo dei pomodori, no? E lui comincia a mangiare. E con il primo boccone, un vulcano esploso nella sua bocca, no? Un'esplosione incredibile di piccante, no? E lui, mamma mia, però non voleva fare smorfie, non voleva e la moglie, è buona la pasta? Sì, è buona, però a quest'ora, se ci ripenso bene, quasi quasi non ho fame. Poi non è molto salutare mangiare così tardi. E lei, dal sud, mangia! Mangia, mangia amore, no? Mangia! Che cos'era successo? In ogni penna, la moglie, arrabbiata, aveva infilato, aveva messo un peperoncino. Così si chiama chili shot, peperoncino. In ogni penna. E il marito, povero lui, no, se fa tardi colpa sua, no? Si dice anche in italiano, e il marito doveva finire tutto il piatto, no? Perché le penne all'arrabbiata. E questo è, questa è la seconda storia del piatto, del famoso piatto famoso in tutto il mondo, le penne all'arrabbiata. Adesso sai come è successo. La terza storia è di un anche un famoso un signore, un cuoco, uno chef, noto in tutto il mondo, soprattutto nel suo paese, sì. E lui veramente faceva, la sua cucina era il numero uno, era la migliore di tutta la zona, e soprattutto i suoi dolci, sì. Ma non è il cuoco, non è Antonio della prima storia, e soprattutto tra cui la crostata, perché lui faceva una crostata, non so se lo sai, guarda su Google, una crostata con una crema pasticcera sopra, tutta non secca secca, di quelle crostate che magari tu conosci, no? Bella morbida, succhiosa, con la crema pasticcera sopra, ok? Questa era una delle sue specialità, tra i dolci. Allora, c'è questa serata che una coppia, non la coppia di prima, no? Perché loro non, forse si sono separati, non lo so che fine ha fatto il marito dopo quel piatto di penne all'arrabbiata. Allora, una coppia ha ordinato una crostata, come diciamo, come dolce, e il cuoco, lo chef, certo aveva anche un assistente, e l'assistente faceva anche il cameriere, perché lo chef era un po' tirchio, non voleva spendere tanti soldi e risparmiare qua, risparmiare là. E allora l'assistente del cuoco doveva fare anche il cameriere. Allora, nel momento ha preso i piatti, cioè il cuoco, lo chef, ha preparato due piatti per la coppia di crostata, e con la crema pasticcera sopra, l'assistente prende i piatti, comincia, va verso la sala da cena e inciampa, pam, e gli cade un piatto, pam, ed era l'ultima crostata, devo dire, gli ultimi due pezzi di crostata, e quindi una crostata, cioè il piatto spaccato, la crostata spaccata. E che fare? Mica puoi portare due crostate diverse, cioè due, la stessa crostata, però in due presentazioni, è così, no? Tutta spaccata, rotta, spaccata in due, no? E allora lo chef
era famoso, te l'avevo detto, e c'era anche una ragione, perché molto molto creativo in quel momento ha, diciamo, cambiato, modificato la preparazione del piatto della crostata, ha spaccato anche l'altra crostata, l'ha spaccato in due, e cioè un pezzo sopra l'altro, sopra la crema pasticcera, non lo so come l'ha fatto, no? Comunque l'ha preparato veramente bellissimo. E sì, e così aveva due piatti uguali, due piatti con cioè il piatto spaccato non l'ha preso, no? Ha sostituito, no? Il piatto rotto con un piatto intero, no? Allora, quindi ha preparato in modo diverso la crostata, e da quel momento sempre la preparava così, fino ad oggi. Ancora, se tu ci vai, la preparo così la crostata, spaccata in due, come se fosse caduta. E questa crostata, da quel giorno in poi, lui ha cambiato il nome e adesso si chiama Ups, mi è caduta la crostata. Un nome tanto lungo, no? Allora, quando tu vai al ristorante, ma anche gli altri clienti, no? Sicuramente ci sarà stato qualcuno che si sarà chiesto, come mai si chiama così? Ups, mi è caduta la crostata. Poi nessuno sa la storia, no? La storia non la sa nessuno, solo tu adesso. Se è vera, non lo so, forse per questo motivo nessuno la conosce la storia. Quindi, però per i clienti poi è un po' ovvio, no? Ups, mi è caduta la crostata, perché sembra come se fosse caduta. Ok, ho parlato molto velocemente, l'ho fatto apposta, perché è quello che voi volete qua su questo Tagesblock. Quale storia è vera? Cosa pensi? Io non te lo dico, scrivimi, o forse lo dico nel Abspann, dopo, alla fine. Vediamo se me la sento. Ciao, ma mi stanno a file. Ok, adesso devo un po' cambiare la posizione, perché sì, mi devo un po' avvicinare. L'esercizio di oggi, di questo video, è: tu hai le espressioni tipo jetzt spreche ich wieder ein bisschen auf Deutsch, weil mir geht's jetzt darum, dass du das jetzt wirklich schön lernst. Es geht um diese Ausdrücke abituarsi a, siehst du? Oder avere bisogno di, das solltest du schon mittlerweile wissen, da musst du immer dieses di dazufügen. Man vergisst es oft, aber questi sono i fatti, das sind die Fakten. Du musst es, egal wie du es verwendest, ja? Ob du jetzt das so verwendest oder so, du musst die Präposition immer mitnehmen. Und so meine ich, ob das in einem Nebensatz, in der Frage, wie auch immer, diese blöde Präposition muss mit. Und jetzt sind nur zum Beispiel so Sätze wie, das ist genau das, was ich brauche. Das ist genau der Satz, den du brauchst. Ja, das ist immer dann, das ist genau das, was ich brauche. Es ist so einfach auf Deutsch. Dann sag ich es lieber auf Deutsch. Ma quello italiano, non ti può capire se lo dici in tedesco. Mittlerweile habe ich gehört, dass immer mehr Italiener Deutsch sprechen, dass es ein bisschen schade ist, aber das sind solche Sätze, solche Übungen, deswegen mache ich die mit dir, damit du so sprechen kannst, damit der Italiener irgendwann mal kapiert, hey, du bist auf dem Level, che tu mi puoi parlare in italiano, ma che sto tedesco qua, non mi interessa, io sono qua in Italia, mangio italiano, faccio il bagno nel mare italiano e voglio parlare l'italiano, hai capito? C'è pure il sole italiano, vabbè, questo è il sole tedesco, ok, perché io sto in Germania. Ok, certo, Baviera, la foresta, Ok, le montagne sieht man nicht, aber da quella parte ci dovrebbero essere le montagne russe, da sollten eigentlich die montagne russe, die russischen Berge sein, also die Achterbahn, perché io sto qua vicino all'Oktoberfest, la festa della birra, la Wiesn, e quel che quest'anno non c'è, le montagne, però, ok, also, das ist das, was ich brauche. Wie sagst du das?
Und jetzt gebe ich dir, eigentlich geht es ja darum, jetzt um diese Ausdrücke mit den Präpositionen, aber jetzt gebe ich dir auch noch mal was. Das ist auch immer ein gern gesehene, wie soll ich sagen, ein leicht gefundenes Fressen für Lehrer. In un sol boccone. Au! Oh, du bist ja arrabbiato! Okay. Wie sagst du das, was? Ja? Das ist das, was ich suche. Ja? Das, was ich nicht mag, ja? Das, was dir schmeckt, schmeckt mir nicht. Siehst du, dieses das, was? Ist ganz einfach auf Italienisch. Magia, magia. Quello che. Habe ich es nicht gesagt? Non te l'ho detto? È facilissimo. Immer das, was, quello che, quello che, quello che. Quello che, quello che, quello che, quello che. Und es gibt natürlich auch quella che, quella la 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 che, quella che, quella che. Di. Ok, also du sagst è quello che, è quello che. Das ist das, was. Siehst du, jetzt hast du schon è quello che. Das ist das, was. Aber, du kannst sagen, das ist das, was ich sehe. È quello che vedo. È quello che mangio. Das ist das, was ich esse. Das ist das, was ich höre. È quello che sento. È quello che dico. Das ist das, was ich sage. Aber dire, sentire. Siehst du? Mangiare, das sind alles Verben, die keine Präposition, das sind keine Ausdrücke, die eine Präposition brauchen. Aber avere bisogno di schon. Also kannst du nicht sagen, quello. Das geht dann nicht mehr. Dann sagst du quello di che. Stopp. Noch ist es falsch, aber nur von der Logik. Dass du weißt, quello che ist der Nebensatz. Und aber da du ja so eine Präposition, die muss, und ich habe dir vorhin gesagt, die muss mitkommen, also quello di. Und da sagen die Italiener nicht quello di che, sondern quello di cui. Und jetzt kommt die Auflösung. Ho bisogno ist, ich brauche. Das ist das, was ich brauche. Denk nochmal die Information, die ich dir gegeben habe. Quello che, aber dieses Mal nicht, sondern quello di cui. Ja. Kommt was? Jetzt schauen wir mal. È quello di cui ho bisogno. È quello di cui ho bisogno. Aber das, was ich esse, sagst du? Quello che mangio. Das, was ich nicht verstehe? Quello che non capisco. Verstehe ich jetzt. Hoffe ich. Nein, wir gehen weiter. Die Übungen verstehe ich jetzt. Capisco adesso. Okay? Die Übungen werden jetzt, siehst du? Also, aber wenn du jetzt eine Frage stellst, na, was brauchst du? Hai bisogno? Cosa hai bisogno? Dann kommt das noch. Cosa hai bisogno? Aber, wie ich gerade gesagt habe, du brauchst unbedingt, adesso mi devo sbrigare, perché c'è il sole mi persegue sempre, no? Mi metto in una posizione abbastanza buona, no? E poi il sole comunque. Also, cosa hai bisogno? Aber du weißt, dieses di muss immer mitkommen, dann sagst du di che cosa, sagst du am besten. Di che cosa hai bisogno? Also, wenn du hörst, avere bisogno di, ja, dann weißt du, hai bisogno di, hai bisogno di, hai bisogno di. Aber als Frage, di, che cosa hai bisogno? Hai bisogno di, der Satz ist ja noch nicht zu Ende, ja. Aber di, che cosa hai bisogno, ist dann die perfekte Frage für, was brauchst du? Und jetzt machen wir mal, ich gebe dir mal die Grundform, abituarsi a. Und in diesem Fall nimmst du als was wirklich che cosa, nicht cosa oder che, sondern che cosa. Dafür gibt es dieses che cosa im Italienischen. Jetzt kommt auch die große Auflösung, wo du dich schon jahrelang gefragt hast. Also, jetzt sehe ich gerade, das Video wird ein bisschen länger. Spero che vada bene. Ich hoffe, das ist okay. Okay, also sagst du, di che cosa hai bisogno und abituarsi a dasselbe. An was gewöhnst du dich? A che cosa T
ti abitui, no? Oder t'abitui, ja? A che cosa ti abitui? Das ist natürlich eine blöde Frage. An was kannst du dich nicht gewöhnen? Jetzt wird's ein normaler Satz, ja, den man auch täglich braucht. An was kannst du dich nicht gewöhnen? A. Che cosa? Non ti puoi abituare. Und jetzt nochmal der nächste Trick für dich. Denk einfach che cosa und was für eine Präposition davor. Eh? Du weißt, bei avere bisogno di... Ah, di che cosa? Abituarsi a... A che cosa? Concentrarsi su... Su che cosa? Eh? Essere felice di... Di che cosa? Siehst du? Parlare di... Di che cosa? Und dann muss die Frage weitergehen. Also, sag mal, worüber sprichst du? Parlare di... Di che cosa parli? So, jetzt habe ich ein bisschen den Ort gewechselt, weil das war jetzt zu viel mit der Sonne. Habe ich auch gemerkt. Ich hoffe, das war jetzt trotzdem erträglich. Ja? Sopportabile. Bist ja schon geübt bei mir, Dinge zu ertragen. Okay, also concentrarsi su. Ja? Worauf konzentrierst du dich? Su che cosa ti concentri? Und worauf hast du dich konzentriert? Su che cosa ti sei concentrato? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du weißt, bei den Reflexivverben musst du mit essere arbeiten. Ja, vielleicht A, sagst du, ja stimmt, ja? Nicht die I concentrato. Dann das nächste. Credere in. Credere in ist an was glauben. An was glaubst du? In che cosa credi? Siehst du, du weißt, credere in? Ah, in che cosa? Ja? Essere stufa, jetzt machen wir mal wieder die Frauen zuerst, essere stufa die Schnauze voll haben, die Nase voll haben von etwas. Ich hoffe, das ist trotzdem okay, auch ich, wenn ich jetzt hier so von oben gucke. Also essere stufa die, du weißt, die ist die Präposition, di che cosa. Und essere in die Du-Form, di che cosa sei stufa. So, jetzt machen wir mal noch eine schnelle Runde. Und zwar, ich gebe es jetzt nicht mehr auf Italienisch, sondern du hörst jetzt zum Beispiel, was nehmen wir? Pensare a. Pensare a, an etwas denken. Pensare a, und du machst jetzt einfach die, ganz schnell die Frage in der Du-Form. Ohne können, ohne müssen. Kein Gerund. A, che cosa pensi? A, che cosa pensi? Und in der Vergangenheit genau dasselbe. A, che cosa hai pensato. Das nächste. Concentrarsi su. Sich konzentrieren auf. Su che cosa ti concentri. Und in der Vergangenheit? Su che cosa ti sei concentrato. Abituarsi a. Jetzt machen wir mal abituarsi a. Sich gewöhnen an. Mach das mal in der Frage. Ja? In der Verneinung aber. Also, mehr sage ich jetzt mal nicht. Kannst du das Video dann nochmal zurückspulen, wenn du es dann kapiert hast, was ich meine. Beziehungsweise, also, ja, es liegt nicht an dir, non è colpa tua. Also, abituarsi a, in der Verneinung, a che cosa non ti abitui. Und mit können, also dazwischen noch, also an was kannst du dich nicht gewöhnen? A che cosa non ti puoi abituare. Ja? Und das in der Vergangenheit, also ohne können, ja, dass du einfach sagst, also verneinend, ja. Abituarsi a, in der Vergangenheit mit einem non. Ja, ein bisschen kompliziert, aber das muss ich jetzt so machen, weil ich will nicht das immer auf Deutsch vorkauen. Ich will, dass du auf Italienisch denkst, weil das ist auf Italienisch denken, dass du spürst, abituarsi a, a che cosa. A che cosa ti abitui, a che cosa ti sei abituata? Frag mal eine Frau. Ja? Ich wollte immer ein bisschen mehr jetzt auf die weiblichen Endungen achten. A che cosa ti, aber verneinend? A che cosa non ti sei abituata? Ja, und dann machen wir natürlich den Klassiker auch nochmal. Avere bisogno di. Ganz normale Frage. Di che cosa hai bisogno? Und dieselbe Frage dann in der Vergangenheit. Vergangenheit meine ich immer passato prossimo. Das sage ich jetzt gegen Ende des Videos selber. Vielleicht schneide ich es davor rein. Vediamo. A che cosa? Avere bisogno di. Di che cosa hai avuto bisogno? Das sind jetzt die Fragen.
Und in Nebensätzen ist dasselbe Spiel. Du weißt, è quello di cui. Eh? Wenn du jetzt sagen willst, abituarsi a, und du willst sagen, es ist das, an das ich mich nicht gewöhnen kann. Jetzt kaue ich mal wieder ein bisschen vor auf Deutsch. Es ist das, an das ich mich, woran ich mich nicht gewöhnen kann. Denk nicht an woran und abituarsi. Mach mal den nackten Grundsatz. Ich kann mich gewöhnen. Mi posso abituare. Aber jetzt willst du immer anfangen mit è quello. È quello a cui non mi posso abituare. Ja, das ist das, an das ich mich nicht gewöhnen kann. Und es ist das, an was ich mich nicht gewöhnen will. An den Satz musst du dich leider gewöhnen, wenn du dieses Level erklimmen willst. Ja? Se vuoi scalare questa vetta. Lenk mich nicht ab, Michele. Stai zitto. Also nochmal, das ist das, an was ich mich nicht gewöhnen will. È quello a cui non mi posso abituare. Neues Wort, accontentarsi. Jetzt mache ich mal bewusst so ein langes Wort, weil jetzt, ich sehe dich, du bist warm geworden, dai, ammettilo, dai, gibst du, sì, okay. Accontentarsi, sag mal, contento, contenta. Das kennst du, das Wort, zufrieden. Und accontentarsi, die ist sich mit etwas zufrieden geben. Oh, Michele, echt? Ja, habe ich mich schon lange gefragt. Dai, te lo regalo, anche questa. Questa parola te la regalo, nicht te lo. Also, accontentarsi di. Und dann sagst du es ist das, womit ich mich zufrieden gebe. È quello di cui mi accontento. È quello di cui mi accontento. Pensare a, das ist das, an das, woran ich denke. È quello a cui penso. È quello a cui penso. Und das ist das, woran ich gerade denke. È quello a cui sto pensando. Wie sagst du denn, è quello, ist immer da, es ist das. Ja, es ist, wie sagst du, es ist genau das. È proprio quello, oder è veramente quello, aber proprio ist auch, è proprio quello che, aber mit nur, das ist genau das, was ich will. Wie sagst du das? Ohne Präpositionswörter. È proprio quello che voglio. Das ist genau das, was mir schmeckt, auch mi piace ist ohne Präposition. È proprio quello che mi piace. Das kannst du auch so sagen. È proprio quello che mi piace. Das ist genau das, was mir schmeckt. Oh, du bist so gemein und ich darf nicht. Okay, basta. Also, è quello a cui. È quello di cui. È quello su cui. Das ist das, auf das ich mich konzentrieren muss. Konzentrarsi su. Das ist das, auf das ich mich konzentrieren muss. Concentrarsi su. È quello su cui. Mi concentro, hast du gesagt? War schon cool. Mi devo concentrare, wollte ich, auf das ich mich konzentrieren muss. Eh? È quello su cui mi devo concentrare. Machen wir noch eins zum Abschluss. Rendersi conto di. Rendersi conto di ist etwas bemerken. Und wie sagst du dann? Und zum Abschluss natürlich, la vetta, der Gipfel ist hoch, diese kleine Hürde darfst du noch. In der Vergangenheit, das ist das, was ich nicht bemerkt habe. Rendersi conto di, und die Vergangenheit von rendere gebe ich dir auch noch. Reso. Rendersi conto di, das ist das, was ich nicht bemerkt habe. È quello di cui non mi sono reso conto. Da ich Mann bin, sage ich mi sono reso conto, du als Frau. È quello di cui non mi sono resa conto. Okay. Dieses Video ist jetzt echt viel länger als geplant. Ich werde es, glaube ich, trotzdem so hochladen, auch mit diesen drei Geschichten.
Ich glaube, von den Übungen könnte ich wahrscheinlich noch mehr machen, oder? Was meinst du? Scrivimi, schreib mir doch, ob ich nicht vielleicht ein kleines Zusatzvideo zu dem mache, nur ohne Storiella, ja, als Parte 2, nur mit diesen Übungen nochmal. Che ne dici? Was sagst du dazu? Scrivimi, oder jetzt sagt scrivetemi, dann mache ich eins. Okay, in diesem Sinne, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt. Hinterlass mir ein Like, ja? Lasciami un Like, ja? Abbonati, klick auf Abonnieren oder wie man das sagt, ja? E goditi la vita und genieße das Leben. Alla prossima, ciao. Ach ja, die Auflösung. Welche Geschichte von den dreien ist jetzt wahr? Ich würde jetzt mal sagen, il 95% avrà detto: Ups, mi è caduta la crostata. Also, 95% haben sicherlich Ups, mi è caduta la crostata getippt, denke ich mal, als Geschichte, die wahr ist. Ja, so ist es auch. Sollte das nicht sein, sollten viele gesagt haben, ah, oh, Michele, ich glaube, die mit dem Tiramisu, die hat mir so gut gefallen, oder Penne alla Rabbiata, die war wahr, dann schreibt mir doch, vielleicht erfinde ich dann nochmal 2, 3 kleine Geschichten. Und mach dann auch nochmal sowas mit 3 Geschichten, con le 3 storielle. Se ti piace, scrivimelo. Ciao! Blog giornaliero, allora Michele, che ti aspetti? Allora, quindi ti racconto, oder zum Beispiel, allora, boh, eine ganz normale Frage, wie sagst du denn, was ist das, was ich nicht...